Ciao a tutti amici e amici di Endio Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a EU4. Siamo di nuovo nel nostro impero sassanico 2.0. Dobbiamo fare un po' di core perché nello scorso episodio siamo arrivati praticamente in Circassia. La conquista del Caucaso è andata alla grande. Ora stiamo convertendo Shirvan. Serviranno un po' di anni per arrivarci, ma ce la faremo. E una cosa che mi piacerebbe molto fare è quella di utilizzare adesso le nostre spie per iniziare. Facciamo un pochino di spy network qui. Perché a me piacerebbe in questo episodio se riesco ad attaccare i Timuridi. Però detto tra noi non sono sicuro. Non sono sicuro. Non so se riesco ad arrivarci per tempo. Una cosa importante è vedere il colonialismo. Non ce l'abbiamo da nessuna parte. Se vogliamo che arrivi, dobbiamo spingere molto con lo sviluppo. Magari questa volta aspettiamo un pochino, visto che non ci sono troppi svantaggi a non averlo ancora preso. E quindi portiamo pazienza. Fammi vedere nell'esercito quanto ho di professionalismo. È pochissimo, va bene, non c'è problema nemmeno qua. Allora, a livello tecnologico, sono avanti con l'admin e con la military. Invece diplomatica sono ancora un pochino indietro. E adesso penso di poter fare niente, la Crownlet. Io devo abbassare, ragazzi, tantissimo i nobili. Devo smettere di fare missioni dei nobili per poi togliere un privilegio almeno, perché altrimenti questi hanno troppa terra. Cos'è questo? Diplo Reputation più uno che costa la metà. Questo lo voglio. E devo mettermi a fare un po' di cash. Abbassiamo, per favore. Esatto. Abbassiamo il mantenimento. Mettiamo da parte qualche soldino. Ti avevo promesso che avremmo guardato le missioni, giusto? Allora. Se Secure Khorasan. Abbiamo zero province qui in Khorasan. Poi ci dà le Eastern War. Legacy of Timur ci servono, vabbè, 200 città. Qui. Complete mission consolidated Persia. One of the following must be true. No province in Persia region owned by Karakoyunlu. Ah sì, praticamente devo. Oppure mi. Vado. Me lo vado, vado a fare subject, però no. Le conquisteremo queste terre. E poi la conquista del Caucaso. Abbiamo 10 territori, dobbiamo averne 15. Quindi dobbiamo spingerci sempre più a est. La cosa farà arrabbiare i turchi. Però, la vita, no? Vediamo i mercanti cosa vogliono stavolta. Un mercato a Sari, perfetto. Andiamo a vedere dove si trova la città. Andiamo immediatamente a costruire un mercato appena i soldi. Va bene, immediatamente. Quasi immediatamente. A livello di ribellioni, per ora va tutto abbastanza bene. Se potessi portare su la stabilità sarebbe meglio, però non si può volere tutto dalla vita. E dobbiamo andare a prendere Zanjan, Kiva, Tune e Daman. Andiamo a vedere. Daman dove si trova? In India. Kiva. Dove si trova? Ammazza, ma sono lontanissime. Wow. Tune dove si trova? In Cina? Cosa? Scusa. Ma è la Tunisia, Tune. Zanjan che cos'è, scusami? Cagliari? Allora, Zanjan ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo ma non l'abbiamo convertito. Eh no, allora questo va convertito ASAP. Appena finiamo questa regione, Zanjan sarà la prossima. Intanto gli etiopi ci danno qualche soldino in cambio di ripetizioni di matematica. Allora, Sari mi fa un bel mercato. E adesso possiamo usare l'Abdul Farbag che ci dà Reform Progress Growth più 10 e Monthly Admin Power. Bellissimo. E dovremmo intervenire nelle guerre per aumentare. Aspetta che qua i separatisti georgiani intervengono loro altro che.
Ammettiamo il mantenimento. Qui dobbiamo togliere le World Access perché non sono più gratis, ai noi. I forti sono... Ah, questi sono già ribellati, mannaggia loro, non me ne ero accorto. L'Armenia diventa core. Ok, niente, ho perso un bel po' di province qua. Tbilisi. Tutta la Georgia. Backroll, Etiopia e Baluchistan. Devo rompere ragazzi l'alleanza col Baluchistan. Questa è la cosa ai noi dolorosa. Perché non ci fa bene per il nostro tipo di governo. Però fa bene i punti diplomatici che adesso sono più uno. E adesso credo di essere rientrato completamente dalla sovraestensione. No, non ancora, c'è ancora Tbilisi appunto. E poi abbiamo fatto i coro ovunque. E niente, aspettiamo ancora qualche ribelle, però la situazione si è sistemata. E possiamo pensare ai Timuridi o a Fars. Fars ci mette in guerra anche con la Transoxiana, che è nostra alleata. Allora proviamo a sfruttare la Transoxiana contro Timuridi. Asse è una roba microscopica qua, quindi... dove sono gli altri? Gujarat e Jaunpur sono in India. Saranno anche forti, per carità, però... mettono un po' ad arrivare. Io penso di poter attaccare qui. 33.000 uomini poi. Niente, no, questa sarà una bella guerricciuola. Sarà una bella guerricciuola questa. Intanto miglioriamo le relazioni con l'Iraq. Che vi ricordo il nostro vassallo dall'episodio scorso. Vorrei espandermi per Benino qui nel sud con l'Iraq. Perdiamo Ducati perché non voglio perdere stabilità. I soldi adesso ci sono, più o meno. Posso vendere titoli? No. Veramente? Ma ce l'ho appena stato. Ah, non c'è giustizia. Allora, vediamo quando scende questo 87%. Ui. 1526, vabbè, poi perdono il 20% in totale, però ho dei nobili molto importanti, insomma. Allora, per Professional Officer aspetto. Ganja? Ma è illegale. No, lasciate perdere. Ok, adesso tutto dovrebbe essere a posto. Ok, ho anche un sacco di manpower, quindi. Ah, non ho i soldi per fare i cannoni ovunque. Adesso devo fare 4 cannoni. Mettiamo un cannone all'interno di questo esercito. I Timuridi ce li hanno? Sì, anche loro. Però non penso che ne abbiano molti. Allora, obiettivo qua è dichiarare guerra. Uzbek e Transoxiana entrano, ovviamente. Tabas sarà il nostro obiettivo. Andiamo subito a prendere. Questi invece prendono gli Ask. Vi ricordo che mi pare che me la volessero vendere questa provincia un paio di episodi fa, quindi ritenta che sarai più fortunato. Rinunciare all'inflazione, perché no? Mi piace. No, ma come? Enforcement of the nobility adesso mi arriva sta cosa. Saranno al 97%, questi mi fanno un colpo di stato. Proprio adesso che volevo liberarmi di loro, maledizione. No, ma qui, scusate, Thun non è Tunisi. Io ho detto una cazzata. Thun si trova qui come luogo santo del... Ah, ma vedete che io sono un po' un pirla. Avevo letto... Infatti mi sembrava strano che fosse Tunisi. Infatti ho detto... Ma cos'è? Un altro nome per Tunisi. Adesso l'ho trovata, Thun. Ho fatto male la ricerca, ecco qua. Ecco spiegato l'inghippo. Gli indiani non li vado a toccare, voglio che vadano a rompere le palle alla Transoxiana. Se la sbrigano tra alleati. Perfetto. Niente, torniamo indietro. E voi chi siete? Ah, voi siete Yas. Vengo a salutarvi. Anzi, scusate, vado a salutarvi con questo. Ok. In tutto questo, comunque, nonostante siamo in guerra, con i porti attivi, quasi 60.000 uomini,
Beh, no, no, quasi 60.000 no, però quasi 50.000 uomini. È morto il re. Abbiamo un sacco di soldi, volevo dire. Prestige di K meno 1. Andiamo a vedere lo Sha. Adesso abbiamo lo Sha degli Sha. Jafar primo Timurid. Sì. Che non ha un figlio. E la corruzione aumenta della 0,5. Jafar, birbante. Birbante. Non si fanno queste cose, Jafarone. Allora, adesso i miei alleati vanno in India. Oh, what? Perdo prestigio, sì, tanto lo riguadagno con gran facilità. Per adesso dichiararsi guerra a Fars, visto che sono in guerra con... cioè i loro alleati non potrebbero dichiararci guerra transoxiana. Quindi questo lo facciamo sicuramente. Devo però prestare molta attenzione. Devo prestare molta attenzione perché poi quando chiudo la guerra devo essere attento a non avere troppa sovraestensione. Però potrei vassalizzare Fars forse. Questa potrebbe essere l'idea migliore. Perché sono alleati di Aden e Khorasan che sono ridicoli, piccolissimi. E adesso la Transoxiana, che era il vero problema, non può fare niente. Stack wipe. E poi gli andiamo a fare gli assedi sulla capitale, sull'unico porto, e sul secondo forte che hanno. Buono. Mentre qui aspetto che... ecco, Jaunpur per esempio si può già buttare fuori dalla guerra. E chiediamo loro denaro. Come no? Ah, va bene, pace bianca. Pace bianca, va bene. Li buttiamo fuori così è più facile. Pace bianca. E rimane Gujarat. Perché sono già distrutti dai Bamanis qui. Quindi... tanto è marzo, quindi non abbiamo niente da fare. Avanti tutta. Tanto queste truppe piccoline ci stanno rompendo parecchio le palle. Non voglio farmi saccheggiare tutto, quindi vado a distruggerli questi eserciti. E poi vado a nord. Perdo un assedio per un momento, ma pazienza. Cosa? La diva è nostra, va bene. No, pensavo che mi avessero preso un assedio loro. Yasuo per la pace. Beh, certo che volete la pace, grazie. Vi date i soldi che avete. War reparation, saccheggio. Give up claim. No, aspetta. Che claim avete voi, scusate? Yas ha un bel po' di claim. Come? No, vassallo. Allora aspettate ancora un attimino. Quando Gujarat si fa buttare fuori è fatto. Eccolo Gujarat, che arriva con gli elefanti, mannaggia loro. Arrivano con gli elefanti. Dal punto dico mannaggia loro, perché adesso io qui non ho moltissime truppe, non vorrei mai che mie. E vogliono liberare Yas. Allora, Gujarat è medium, secondo me una pace bianca qui la tiriamo fuori, assolutamente sì. Anzi, ci pagano pure. Fino a 15 arrivano, fuori dalle scatole. Adesso qui siamo al 100%, però ecco, ora io devo prestare molta attenzione perché non posso chiuderla così la guerra. Voi vi fate vassalizzare e accettano. Quindi adesso abbiamo un vassallo qua sotto che ha...
non poche ambizioni. Tutta questa zona dell'Omen, per esempio. E vassalizziamo. Avremo due vassalli in più praticamente alla fine di questa guerra. Però se prendo la capitale di Farsa è meglio perché così non mi trovo. Non ho problemi con la Transoxiana. Col Peace and Conditional Surrender dei Timurid. Va bene. Allora. War Reparation, poi tanto questi ci danno un cazzo. Quanto ci danno i War Reparation? Lasciamo perdere. Occhio. Allora, noi ci prendiamo tutto questo territorio, resto sulla piglia transoxiana. Spero che adesso la Transoxiana non rompa l'alleanza con me. Ma non credo. Fa delle Khorasan. Fa delle qui. Ok, va bene. Possiamo attaccare Aden adesso e assegnarlo poi a Yas. Mentre Khorasan non so dove sia. Ah sì, Khorasan non so dov'è, è qua. Curaçao, come lo chiamano in Sud America. Ok, buono. Oh, finalmente, perfetto. Perfetto. È partita una bella. Bella ondata di guerricciole, cosa dite? Ui, no, sono entrati in guerra. Raga, la Transoxiana è entrata. Che palle. Non è più ti piace vincere facile, ponci, ponci, po, 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 po. Adesso facciamo Scorchland. Torniamo in capitale, ci dobbiamo mettere qui insieme un pochino. Ah merda, pensavo di avercela fatta. Perso. Niente. Adesso stendere la Transoxiana, sì, sarà importante, ma con calma. Curiosissimo adesso di vedere chi è più forte tra il mio esercito e il loro. Chiamo a questo punto gli Uzbeki. Perché comunque gli Uzbeki che sono qua sopra la Transoxiana la piallano. 105-4-2 contro 105-3-6. Ok, quindi a morale siamo molto più forti. Però loro hanno integrato le truppe e noi abbiamo perso. Perché hanno fatto un'integrazione completamente randomica, eh. La IA è stupida, non le fa queste cose, però per culo hanno vinto. Io ho appena avuto giusto forte, poi ho un po' di uomini in più per procedere. Perdiamo altra stabilità, maledizione. Questi chi sono? Isan Kaifa, questa città sta attaccando. No, vabbè, veramente. Isan Kaifa è piccola, eh. Ma è davvero piccola. Wow. Allora, debole per cost e monthly diplomatic power. Vai, andiamo. Ok, intanto si era andata. Farsi è messo maluccio. Ok, l'Oman è sotto assedio da parte di Liva. Vanno da sole. E qui abbiamo l'esercito di Fars che possiamo andare a distruggere teoricamente. Quindi intercettiamo in Mogostan.
Niente. Che palle. A sto punto... Tech. Sempre militare, allora idea. Innovativeness più 50%. E tra l'altro sblocchiamo anche Cost of Advisor with Rulers Religion meno 20%. Tanto Cirvan dovrebbe essere convertita però pochissimo. Il Qatar lo ignoro. E adesso iniziamo ad attaccare la Transoxiana. Non ruberò tantissimo territorio a loro. Più che altro li bastonerò e gli farò dare un sacco di soldi. Perché comunque la sovraestensione è una brutta bestia. Vabbè, sapete cosa c'è? La prendo la tech militare. E questo mi dà la fanteria nuova e... Ed è giusto così. Avete notato che in questo episodio non vi ho suggerito di pensare al programma abbonamenti? Avete visto, sono diventato bravo. Se siete anche voi. Andiamo avanti. Allora, questi li possiamo integrare subito, giusto? Zac. Integrare amorevolmente la coalizione. È sempre quella lì. Cioè, nessuna core wall. Ok, Merva abbiamo vinto. Posso provare adesso ad attaccare l'esercito qui a Bukhara. E adesso andiamo a riprendere questo. No, ti prego. No, vabbè, li andiamo a gestire, questo. Quanta gente hanno qui dentro? 300 uomini. Era quello che volevo dire, appunto. Haidar, 352, un erede. Benissimo. Se qui facessimo una breccia... riusciamo a chiuderla in fretta. Attenzione che qua l'esercito transoxiano qui lo meniamo, eh. A vedere. Qui c'è un fiume. No, se si passa qui sotto no. Top. Arrivano 16, ne arriviamo 17, questi arrivano 22. Perfetto, allora questi arrivano 24 e questi 22. Benissimo, due giorni dopo. Beh, cavalleria, va bene. Expansion eccellente. Ottimo. Ah no, ottimo un cazzo, perché comunque abbiamo preso il river crossing e tutte le sfighe, però... non è andata male. Questo episodio sta durando tantissimo, ragazzi. Pensate di mettere magari un like e un pollicione in su, perché... perché ce n'è bisogno, ce n'è tanto bisogno. Ma alla fine di questa guerra la vediamo nel prossimo episodio, però, perché... siamo solo al 47%, la Transoxiana può essere bastonata per bene. Allora, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino ad ora, per aver guardato il video per tutto il tempo. Avete permesso a Isan Khalifa, che è la terra di mia Khalifa, di espandersi e fino a prendere tutto il territorio che io volevo dare all'Iraq. Grazie, veramente grazie. E noi ci stiamo espandendo verso est e sul Golfo Persico, quindi insomma... bell'episodio, mi piace moltissimo, ditemi che cosa ne pensate, però lasciatemi ringraziare ancora una volta gli abbonati per il supporto che mi danno. Io ora vi abbraccio, vi auguro una fantastica giornata e serata e ci diamo appuntamento alla prossima.